Caffè Espresso Italiano, siamo a Rimini, siamo durante la fiera mega evento dell'anno che a Rimini porterà e sta portando i campionati del mondo di caffetteria. E appena entriamo dentro la fiera ci rendiamo conto che l'argomento del giorno è sicuramente il brewing, quindi questi nuovi metodi di estrazione che arrivano dal mondo anglosassone ma che stanno facendo un grandissimo successo in tutto il mondo italiano, e ne siamo felici. Finalmente il caffè smette di essere soltanto una pillola da prendere e comincia a essere un pianeta da esplorare. Siamo qui con Alice di EMS che ci racconta, ci comincia a parlare proprio di questo mondo del filtraggio, del brewing, che sta cominciando a portare i suoi prodotti più innovativi e particolari, quindi un mondo che è appena nato e comincia già a segmentarsi in prodotti di altissimo livello. In particolare parliamo quindi oggi del sistema del Siphon, quindi questo sistema che permette, che proviene dall'estremo oriente? Sì, dal Giappone. Perfetto. È un sistema di estrazione che permette un'estrazione più lunga rispetto a un espresso e non in pressione o con una pressione di pochi bar rispetto ai 9 abituali dell'espresso. In questa maniera permette di estrarre tutte le note aromatiche del caffè ed è un tipo di fruizione del caffè più lento, quindi molto più rilassato e allo stesso tempo molto aromatico, appunto. Per questa tipologia di attrezzatura noi abbiamo pensato a un filtro particolare. La vostra azienda, mi permette di intervenire, ha una lunga storia nei filtri, perché una lunga tradizione, una competenza sviluppata, per questo vi siete sviluppati anche in questo segmento, nello stesso settore. Esattamente, noi nasciamo come produttori di filtri per macchine espresso e da lì ultimamente abbiamo capito che bisogna sviluppare anche tutto quest'altro mondo di brewing e di sistemi alternativi all'espresso. Specificatamente per il Siphon abbiamo pensato a un filtro che presentiamo come assieme e quindi è composto da un corpo, questo pernetto diciamo che serve per, semplicemente per il posizionamento e la rimozione del filtro, la molla e il gancetto che servono per il posizionamento all'interno del Siphon vero e proprio e poi la membrana e la guarnizione in silicone. La membrana viene supportata da un corpo in acciaio inox e abbiamo pensato a tre diverse membrane per la filtrazione, quindi sono tre prodotti che utilizzano tre tecnologie differenti, tre tipologie di membrane e sono modulabili 200 micron o 35 micron o addirittura questa che è 5 micron, che quindi dà una filtrazione... Non passa niente! Esatto, dà una filtrazione pulitissima. È il massimo che si possa raggiungere con una membrana in acciaio ed è anche più pulita del classico filtro in carta o in tessuto che va a sostituire. Infatti il Siphon normalmente arriva con un filtro in tessuto che filtra molto ma ha il difetto di non essere particolarmente igienico, per cui ogni volta che uno lo utilizza lo deve lavare molto bene e essendo proprio un tessuto assorbe gli oli, diciamo che non è l'ottimo a livello igienico, soprattutto se uno vuole usarlo in un contesto più professionale è meglio avere un filtro in acciaio. Quando si accorgeranno che questo mondo esiste, chissà le ASL italiane che ne penseranno, eh? Esattamente, esattamente, infatti anzitutto è raro trovare in un bar attualmente una strumentazione del genere, ma si inizia, a Firenze avete uno splendido esempio, sì, con Francesco e comunque in Italia si comincia a vedere anche qualche tipologia. Poi noi ci rivolgiamo anche al mercato estero con questa tipologia di filtro, ovviamente, che sono più avanti da questo punto di vista. Benissimo, ti ringraziamo e vi aspettiamo sicuramente a qualche prossimo campionato per con i vostri prodotti, sarete quelli che saranno i campioni, saranno le migliori testimonial. Assolutamente. Grazie mille Alice e a presto.